Più di 1.600 progetti in 68 paesi, in cooperazione con 144 partner locali e internazionali. Il King Salman Humanitarian Aid and Relief Center costituisce il braccio umanitario del Regno Saudita, come spiega da Sky News il dottor Abdullah Arrabia, supervisore generale dell'organizzazione e consigliere della Corte Reale Saudita. The center actually operates in collaboration. L'organizzazione opera in collaborazione con la comunità internazionale. Non forniamo aiuti in forma diretta, se non per opera di quei volontari sauditi che vogliono lavorare fuori dal regno. A parte questo caso, i nostri progetti vengono condotti attraverso le agenzie delle Nazioni Unite, che rappresentano circa 2/3 delle nostre operazioni, o tramite altre agenzie internazionali, oppure di livello locale o regionale. Arrabia è in visita a Roma, dove ha siglato degli accordi di cooperazione con il World Food Programme e la FAO. Yes, we have signed agreements of collaboration with both. Si tratta di accordi generali di coordinazione delle operazioni, potenziamento delle capacità di intervento, scambio di informazioni ed espansione dell'operazione nelle regioni in cui vi sia necessità. Inoltre abbiamo firmato un accordo con WFP diretto ai rifugiati siriani in Giordania per aiuti alimentari e un terzo per degli aiuti ai bambini nel Pakistan. Sono alcuni dei tanti accordi firmati con il WFP. Lavoriamo con loro in molti paesi, compresi lo Yemen, la Siria, la Somalia, Rohingya. Con la FAO abbiamo firmato 2 accordi, uno generale, mentre il secondo riguarda lo Yemen ed è diretto alla sicurezza alimentare. Anche in questo caso lavoriamo con la FAO in molti altri progetti, sia nello Yemen che altrove, e speriamo di ampliare la nostra collaborazione con questa istituzione. L'auspicio, tuttavia, è anche quello di poter avviare un discorso di cooperazione nel settore degli aiuti umanitari anche con l'Italia, concluse Arrabia, ricordando fra l'altro che il prossimo anno ricorre il 90° anniversario delle relazioni fra i due paesi. Ho visitato l'Italia diverse volte e ci piacerebbe molto vedere una collaborazione fra Italia e Arabia Saudita nel settore umanitario. Abbiamo un legame e delle relazioni che durano da molti decenni e abbiamo molte cose in comune. Credo che possiamo rappresentare un valore aggiunto nel settore umanitario. Inoltre, durante la pandemia, dopo aver valutato la necessità in un momento di crisi del settore sanitario italiano, il King Salman Relief ha contattato autorità italiane e abbiamo contribuito con dei respiratori alla lotta contro il Covid-19. To enable Italy to combat COVID-19.